Ciao a tutti! Oggi vi parlerò dei modelli di motion amplification e di quello che riescono a vedere. Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio sui segreti del motion amplification. Oggi parleremo delle configurazioni dei sistemi di motion amplification e di quello che sono in grado effettivamente di vedere in termini di spostamento e vibrazione. Ma procediamo per ordine. Chi sono io? Io sono Luca Del Nero, sono il primo istruttore certificato italiano di motion amplification. Sono anche analista vibrazioni categoria 4 con Mobius Institute e istruttore di vibrazioni. Allora, per parlare del motion amplification dobbiamo iniziare guardando il modello con cui tutta la storia è iniziata. Questo modello, ancora disponibile e piattaforma per tutte le misure, si chiama IRIS-M. Essenzialmente l'IRIS-M ha una serie di caratteristiche che lo rendono molto versatile. La prima cosa è che è totalmente plug and play, quindi si accende e si utilizza così com'è. Permette di arrivare a una frequenza di acquisizione di 120 immagini al secondo in pieno formato. È possibile andare molto più forte, fino a 14.000 immagini al secondo, ritagliando l'immagine, quindi diciamo dando al computer meno pixel da analizzare. Questo perché? Perché fondamentalmente, essendo una configurazione plug and play, è il cavo di trasferimento del segnale dalla telecamera al computer che limita il massimo numero di dati che possono essere trasferiti. Il sistema arriva con una telecamera monocromatica e 5 lenti. Il monocromatico è fondamentalmente dovuto al fatto che un sistema che acquisisce tutta la luce in tutti i suoi colori, quindi fondamentalmente la luminosità, è molto più sensibile di una telecamera che divide il segnale luminoso nei tre canali RGB di cui appunto una telecamera a colori dispone. Questo fa sì che il rapporto segnale-rumore sia più favorevole nel caso di una telecamera in monocromatico. Il sistema arriva con 5 lenti, in questo caso ogni lente ha un proprio campo di vista, sono totalmente regolabili manualmente, quindi bisogna chiaramente conoscere un po' di fotografia che viene spiegata nel corso di formazione del motion amplification. Questo perché si permette in questo modo di avere il massimo ingresso di luce con il minimo disturbo possibile per avere appunto un'analisi il più chiara e limpida possibile. Essendo ovviamente un sistema ottico, andiamo a vedere le capacità del sistema di guardare le cose e anche se sembra incredibile, questi dati sono dati reali. A 1 metro di distanza, con la lente da 50 mm, possiamo risolvere uno spostamento di un quarto di micron, 0,25 micron. E a 2 metri, con una lente più ampia che è 25 mm, quindi possiamo guardare un campo maggiore del nostro macchinario, possiamo risolvere un micron. E a 100 metri, con la lente teleobiettivo, possiamo risolvere uno spostamento di 12 micron e mezzo. Questo è un esempio di immagine fatta con motion amplification. Siamo a distanza abbastanza avvicinata. Questa è fatta con una lente come 25 gradi, 25 mm, scusate, e in questo caso si vede benissimo. Chiaramente la marca della pompa non è negativa verso la pompa, è il montaggio che e la manutenzione che soffrono di qualche problema, ovviamente. Si vede chiaramente che qui ci sono problematiche di tipo di manutenzione generale e la rigidezza del telaio che supporta, del basamento che supporta la pompa. Questa è un'immagine a distanza ravvicinata. Questa invece è un'immagine, visto che qualcuno ci chiede applicazioni tipo edile, questa è un'immagine di un'applicazione di tipo edile, in questo caso la deflessione di un ponte. Ora, il fatto che la freccia sia di un certo valore, più o meno grande, dipende dal fatto del peso del camion e diciamo, delle caratteristiche del ponte. In questo caso è un'immagine che è stata fatta su un ponte vicino al nostro ufficio, pertanto non sono in grado poi di valutare se quale
se la deflessione, diciamo, sia tanto o poco, anche perché non so quanto il ponte sia stato sollecitato dal camion che è passato. Siamo sicuri di questi dati? La risposta è sì, perché con motion amplification possiamo anche verificare con uno shaker quello che vediamo. Allora, la lettura di frequenza è quasi perfetta, lo shaker è impostato a 159 Hz e la risoluzione di spostamento è praticamente uguale perché lo shaker stava misurando circa 24 micron di spostamento, picco picco, vedete che la nostra grafico di FFT ci dice essenzialmente che siamo in condizioni praticamente perfette. Il tutto, essendo un sistema da trasporto, arriva fornito di troppi accessori e quindi abbiamo ovviamente una borsa da trasporto con tutti i cavalletti e le lampade necessarie. Perché dicevamo, il sistema è pronto all'uso. È chiaro che non si tratta di un oggetto piccolo, però ovviamente essendo un sistema ottico richiede il fatto che ci siano appunto delle luci, a meno che appunto la scena non sia già illuminata. Qui la necessità di avere luci in illuminazione continua, non in lampada in alternata, perché le lampade in alternata generano una vibrazione dovuta al fatto che la lampada si accende e si spegne 50 volte al secondo, quindi classiche luci a neon a 50 Hz, e questo fa sì, siccome si tratta di un sistema ottico, che il sistema possa captare, diciamo, picchi di frequenza più correlati all'effetto della luce che avviene rispetto al fatto che la macchina stia veramente vibrando. Pertanto la scena deve essere illuminata con lampade a luce continua. E quindi in questo caso il sistema è già compreso di lampada a luce continua. Siccome ovviamente portare a giro tutto potrebbe essere pesante, recentemente è stato lanciato il sistema Traveler, che essenzialmente invece di un computer adotta un potentissimo tablet, invece di 5 lenti adotta uno zoom, che in realtà non copre tutte le 5 lenti, ma un po' meno, e ovviamente è dotato di una lampada super potente ma molto trasportabile. Quindi ha le stesse identiche caratteristiche dell'USM, ovviamente molta più leggerezza, qualche potenzialità in meno proprio per renderlo molto compatto. Se uno vuole andare più forte, perché magari vuole vedere fenomeni a qualche kilohertz, è necessario utilizzare la versione MX che si monta sulla versione M, quindi non è un altro sistema ma un sistema aggiuntivo. Questo perché la versione M fondamentalmente copre il 90% delle applicazioni, ma c'è un 10-15% di situazioni in cui bisogna andare molto forte. In questo caso, senza scomodare telecamere tipo le Phantom, che arrivano a centinaia di migliaia di immagini al secondo, ma non che prezzi proibitivi, che possono essere collegate al sistema USM in ogni caso, è possibile disporre della versione MX che permette di arrivare a 29.000 immagini al secondo con immagini a formato ridotto, ma già parte da 1.400 immagini al secondo in formato HD. Questo è possibile farlo perché il sistema dispone di una memoria a bordo, quindi prima registra a bordo e poi scarica. Attenzione che i fenomeni che si vedono con motion amplification, che sono tipicamente sbilanciamento, allentamento, risonanze, passamenti rotti, eccetera, eccetera, quindi non cuscinetti o riduttori, cuscinetti riduttori ovviamente danno indicazioni ad altissima frequenza e soprattutto sono solitamente non generano grossi spostamenti. Questo è un lettore di spostamento. Dicevamo, l'IRIS-M è in grado di coprire la gran parte delle applicazioni anche magari con un'immagine leggermente ritagliata. Ci sono applicazioni dove però è necessario, ad esempio, avere questa strumentazione. In questo caso l'IRIS-MX è quella che permette di andare molto più veloce. È necessaria per tutti? Assolutamente no. Può essere aggiunta successivamente? Assolutamente sì. E questo è un esempio, ad esempio, di un test di risonanza fatto su un componente satellitare. In questo caso era necessario andare molto forte. Qui siamo a 2000 e qualcosa Hertz, 2400, 2500 immagini al secondo di acquisizione. Il componente sta risuonando a 600 Hz, ma bisognava capire tra, diciamo, 0 e 1500 Hz dove fosse la prima frequenza naturale del sistema. E in questo caso questa è una ripresa fatta con il
Gears MX con una lente speciale, diciamo utilizzata appositamente per questo test di un componente satellitare. Per vostra informazione, i fili che vedete che compongono il sistema sono del diametro di circa 0,2 mm. Questa immagine non poteva essere fatta con le lenti tradizionali in questo modo. Il sistema quindi permette di utilizzare lenti anche di tipo diverso. Per chi invece ha bisogno di analizzare cose grandi nel tempo senza sapere esattamente quando il problema si può presentare, ecco che è presente il sistema IRCM, dove CM sta per Continuous Monitoring. Si tratta di gruppi modulari da due telecamere di tipo M, quindi diciamo la madre delle telecamere, ma con questo computer RAGD, quindi senza ventole di raffreddamento, proprio perché può essere montato ad esempio in un cementificio dove l'atmosfera è chiaramente polverosa. In questo caso il sistema viene lasciato sul posto, programmato, se ne possono programmare diciamo N, quindi uno può cominciare con un sistema con due telecamere, magari acquistarne altri per fare un sistema a 8-10 telecamere e monitorare in continuo delle linee, ad esempio delle tubazioni, degli impianti, eccetera, eccetera, per vedere cosa succede in certi momenti. E come si fa a chiaramente fare in modo che il sistema registri il momento giusto? Beh, il trigger, quindi l'impulso a registrare, può venire o dall'immagine stessa, quando il sistema percepisce una vibrazione troppo elevata in certi punti, piuttosto che da un segnale esterno che può essere acquisito tramite questa scatoletta, piuttosto che da un laser, ad esempio quando la macchina parte i giri aumentano o quando viene raggiunto un certo numero di giri. Dicevamo, questo sistema è modulare e può essere usato come stand-alone oppure come sistema fisso, posizionando le telecamere, ad esempio, a muro, e per poter valutare il comportamento di un impianto, magari nel tempo, visto che oggi si tende sempre più a fare sistemi di intelligenza artificiale per controllare gli oggetti, quindi non solo strumenti di vibrazione classici con l'accelerometro, ma adesso è possibile effettuarlo anche con telecamere. Il sistema è in grado di montare anche una termocamera MX, una telecamera MX al posto di due telecamere M. Ultimi accessori interessanti: il fatto che è disponibile un sistema IRCM a colori. Dicevamo prima, è interessante per certe applicazioni perché permette di vedere i colori, è un po' meno interessante dal punto di vista della, diciamo, sensibilità di misura, perché l'utilizzo di un sensore a colori richiede più luce e vede minori spostamenti. È disponibile un laser tag, che è quello di sinistra, per misure sincrone, quindi se vogliamo ad esempio acquisire ogni giro sempre nella stessa posizione, per esempio vedere una parte di un elicottero piuttosto che un giunto, eccetera, eccetera. Ed è disponibile lo stereo vision qui sulla destra, che permette di fare letture di spostamenti e vibrazioni sui tre assi. Chiaramente la lettura sul terzo asse, essendo fatta con due telecamere stereo che vedono uno spostamento, diciamo, in un asse non principale di lettura, quindi non è XY, che sono gli assi principali del nostro, diciamo, sensore video, ma è nella terza dimensione, quindi verso l'operatore, allontanandosi dall'operatore, è chiaramente meno sensibile, ma in certe situazioni è importante avere anche la terza misura. Questa è una novità che è disponibile oggi sia in Italia che in Svizzera per delle test e valutazioni. Detto questo, vi faccio vedere un filmato fatto con la misura sincrona. In questo caso c'è un pezzo di nastro riflettente sulla cinghia e si può vedere un'immagine al giro. Quindi quella che vedete è essenzialmente un'immagine scattata sincrona con il giro, e quindi si vede sempre lo stesso dente della cinghia ed è possibile valutarne gli spostamenti. È possibile andare a capire qual è, ad esempio, la vibrazione della cinghia durante il moto, valutandone lo spostamento tra un giro e l'altro. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!